Eroe, ti do il benvenuto. Afrodite ti chiama. Eroe, ti do il benvenuto. Eroe, ti do il benvenuto. Eroe, ti do il benvenuto. Afrodite ti chiama. Questo è un messaggio di Zeus in persona. Oh, sembrerebbe proprio che Afrodite simpatizzi con la tua causa. Zeus, invece, decisamente no. Beh, la buona notizia è che ha scritto che ti distruggerà. Di solito lo fa e basta. Non farti prendere dall'entusiasmo, ma forse ci aspetta una bella faida tra dei come una volta. Altri dei dell'Olimpo potrebbero avere ulteriori scritti di Zeus. Vedi se riesci a trovarli. Questo è di Poseidone? Sì, Zeus è decisamente fuori di sé. Eppure tu respiri ancora. Interessante. Dovresti scoprire il perché. E dovresti farlo subito. Oh, aspetta! Arriva una profezia. Afrodite alza il suo scudo. Zeus vendetta già minaccia. Metti a frutto un occhio acuto e tutte le sue lettere rintraccia. Oh, faceva rima! Adoro quando fanno rima! Thank you.
Dovresti essere felice che questa sia arrivata a Bananita e non al suo destinatario. Tanto perché tu lo sappia, quella banana è il perno che tiene insieme la realtà. Io te l'ho detto, vedi tu cosa farne. Comunque, anche Zeus sta reclutando alleati, proprio come stai facendo tu, e la prossima è la cacciatrice. Attira l'attenzione di Artemide prima che lo facciano le parole di Zeus. Lei e Afrodite sono vecchie amiche. Potrebbe essere dalla nostra parte. Non capita spesso che il cacciatore si schieri con la preda. Prendila come una vittoria. Zeus è il cacciatore, tu sei la preda. Tanto per chiarire. Con ogni vittoria, con ogni alleato immortale che trovi, fai fare un passo avanti alla causa dell'umanità. Potresti trionfare.